Siamo a Trastevere alla Game Over Escape Room con Roger Hassan, che è un imprenditore romano che ha avuto l'idea di creare questa casa fatta di tutta una serie di stanze che si ispirano ai Maya piuttosto che a Tutankhamon, alla fabbrica di cioccolato, e in cui il gioco consiste nella risoluzione di una serie di enigmi, perché altrimenti allo scadere dell'ora si rischia di rimanere intrappolati qui dentro. Ovviamente è un gioco, però è un gioco per persone smart. Come è nato? Ma l'idea è nata viaggiando all'estero, abbiamo trovato molte volte riproposteci questo tipo di attività, l'abbiamo provata e abbiamo visto che era eccezionale. Abbiamo deciso quindi di portare a Roma, diciamo così, quello che al momento la tecnologia a livello massimo può fare. Questa qui è la fabbrica di cioccolato. La missione per le persone che entrano qua dentro è quella di trovare la formula segreta, riuscire a mettere in funzione la macchina che produce il cioccolato e scappare entro un'ora prima che la sorveglianza vi becchi con le mani nel sacco. Benvenuti alla fabbrica di cioccolato. Della fabbrica di cioccolato, adesso siamo passati alla maledizione di Montezuma. Quali sono gli enigmi più difficili, rompicapo di questa stanza, e soprattutto quali sono le sorprese? Allora, gli enigmi ovviamente non ve li dico perché altrimenti roviniamo tutto quanto. Questa qui è una delle stanze più tecnologiche in assoluto che abbiamo. Ci troviamo all'interno del Tempio Proibito di Montezuma. La storia di questa stanza racconta come quattro studenti universitari si sono incamminati nel fare lo stesso viaggio fatto dal loro professore pochi anni prima in Messico alla ricerca di alcuni misteri all'interno di questo tempio, viaggio però dal quale il professore non è mai tornato, e quindi hanno deciso di riunirsi insieme e capire quali sono state le ragioni. Questa è una delle stanze nella quale sicuramente rimarrete intrappolati. Ora siamo nella stanza di Tutankhamon. Quali sono i misteri racchiusi in questa stanza? Misteri ce ne sono parecchi. L'unica cosa è che vi trovate all'interno della tomba per caso. Stavate conducendo delle ricerche quando a un certo punto un passaggio segreto si è aperto e siete adesso prigionieri all'interno della tomba. L'unica cosa è che avete disturbato il sonno del faraone. Pertanto, prima che la maledizione cada su di voi, avete un'ora di tempo per scappare. Buona fortuna. Roger, adesso siamo entrati nella stanza horror. Ci vuole uno stomaco forte per stare qua dentro. Sì, per stare, per riuscire. Per sopravvivere. Esattamente. Allora, che cosa si deve aspettare chi ha il coraggio di varcare questa soglia della stanza dell'enigmista? Si deve aspettare di poter non uscire dalla stanza. La stanza è particolarmente complessa e tecnologica. Avete un'ora di tempo per riuscire a scappare al vostro assassino che, a quanto pare, vuole fare un giochino. You are unworthy of enhancing the body you possess. The device around your neck is an atomic mechanism.